Ciao a tutti, oggi 24 gennaio 2022 iniziano le elezioni presidenziali in Italia, nel Parlamento riunito in seduta comune, per eleggere il 13° presidente della Repubblica Italiana. Infatti il mandato di Sergio Mattarella, l'attuale presidente, scadrà fra pochi giorni, il 3 febbraio, e quindi a norma di Costituzione è prevista l'elezione del suo successore. Riassumere in un breve video la storia dei 12 presidenti che fino ad ora si sono succeduti al Quirinale è impossibile. Quindi cercherò di fare un breve elenco delle persone che si sono insediate alla massima carica della Repubblica dal 1946, subito dopo l'esilio dell'ultimo re d'Italia, Umberto II, e l'elezione dell'Assemblea Costituente, fino al 2015, anno dell'ultima votazione presidenziale in Italia. Il primo presidente della Repubblica, che fu chiamato capo provvisorio dello Stato, fu Enrico De Nicola nel 1946. Venne eletto come primo atto dell'Assemblea Costituente nel luglio del 1946 e rimase in carica fino al maggio del 1948, dopo che nel 1947 si dimise una prima volta e fu rieletto subito il giorno dopo. Fino al 31 dicembre 1947 fu appunto capo provvisorio dello Stato. Dal 1 gennaio del 1948 fino al maggio dello stesso anno fu il primo presidente della Repubblica, non appena appunto il 1 gennaio del 1948 la Costituzione della Repubblica entrò in vigore. Subito dopo l'elezione della prima legislatura nel 1948 si mise in moto la macchina presidenziale, ovvero tutto quel meccanismo che porta all'elezione di un Presidente della Repubblica. Il Presidente della Camera dei Deputati convoca 30 giorni prima della scadenza del mandato del Presidente uscente il Parlamento in seduta comune, che si riunisce a Montecitorio, sede della Camera, per eleggere il Presidente della Repubblica, appunto. Nelle prime tre votazioni serve una maggioranza qualificata dei 2/3, dal quarto scrutinio in poi la maggioranza dell'Assemblea. Sempre dei votanti, non dei presenti, è bene ricordarlo. Nel 1948 quindi era ora di scegliere il secondo presidente dell'Italia. Venne scelto dopo che Alcide De Gasperi, che era il presidente del Consiglio a quel tempo, aveva puntato sul ministro degli esteri Carlo Sforza, che era un politico liberale, prefascista e che aveva molto prestigio all'estero. Però non era appoggiato dalle sinistre, dal Partito Socialista e Partito Comunista. Appunto, Alcide De Gasperi decise di puntare sul governatore della Banca d'Italia, nonché vicepresidente del Consiglio e ministro del Bilancio, ovvero Luigi Einaudi. Luigi Einaudi venne eletto al quarto scrutinio nel 1948 e rimase in carica fino al 1955, anno in cui il suo settennato stava scadendo. È anno in cui molti parlamentari, non solo liberali, Luigi Einaudi apparteneva al Partito Liberale, esattamente come Enrico De Nicola, appunto molti parlamentari volevano una riconferma del presidente uscente, che era già 81enne e aveva anche una salute abbastanza malferma. Per questo motivo la maggioranza di governo puntò su un candidato democristiano. La Democrazia Cristiana era il partito di maggioranza in Parlamento. Venne eletto dopo alcuni scrutini il democristiano Giovanni Gronchi, che era già stato presidente della Camera dal 1948 e fino al 1955, nonché sottosegretario in alcuni governi e addirittura sotto il fascismo. Gronchi aveva una. Ben presto si rivelò un problema per il governo, infatti aveva una propria politica estera, era molto attivo in politica estera e anche interventista in politica interna, tanto che ebbe degli screzi con i vari ministri con i ministri degli esteri e con i presidenti del Consiglio che si susseguirono negli anni. Giovanni Gronchi è anche non solo il terzo presidente della Repubblica, ma colui che aprì i giochi invernali di Cortina d'Ampezzo del 1956 e i giochi di Roma del 1960. Terminò il suo mandato nel 1962, sperando di essere rieletto, ma appunto i contrasti che ebbe con i presidenti del Consiglio e i vari ministri ne pregiudicarono una rielezione al Colle. Quindi si ritirò e divenne semplice senatore a vita di diritto, come tutti i presidenti della Repubblica emeriti. Il quarto presidente della Repubblica fu anch'esso un democristiano, Antonio Segni. Antonio
Antonio Segni era stato già presidente del Consiglio, era stato più volte sottosegretario e ministro ed era una figura di spicco dell'ala destra del partito di centro e maggioranza nel Parlamento, ovvero sempre la Democrazia Cristiana. Antonio Segni fu sicuramente ben interventista del suo predecessore Gronchi. Era fondamentalmente contrario ai governi di centro-sinistra e ne ostacolò finché poté la riuscita, tanto anche da minacciare dopo le dimissioni del governo di sciogliere le Camere se il Partito Socialista avesse fatto parte della compagine governativa. Il suo mandato terminò in anticipo nel 64, in quanto ebbe una grave malattia, un ictus, e dovette prima subire l'impedimento temporaneo con la supplenza del presidente del Senato Merzagora. E poi nel dicembre del 64 dimettersi dalla carica. Proprio per questo ci fu una nuova elezione nel 64 in cui uscì il quinto presidente, ovvero Giuseppe Saragat, il primo socialdemocratico al Colle e finora unico. Saragat riuscì a diventare presidente della Repubblica dopo un lungo duello con Giovanni Leone, che era il candidato ufficiale della Democrazia Cristiana, ma che non era appoggiato da alcune parti del suo stesso partito. Quindi gli scrutini si prolungarono per settimane e al 23° scrutinio Giuseppe Saragat divenne presidente della Repubblica. Rimase in carica fino al 1971 e durante il suo settennato iniziarono gli anni di piombo, quindi le stragi nere, le stragi rosse, che segnarono poi gli anni 70 e parte degli anni 80 della vita politica e sociale italiana. Fu anche un presidente molto interventista in politica estera. Saragat era già stato ministro degli esteri, aveva buoni rapporti, era fermamente atlantista e spinse molto perché l'Italia rimanesse nella sfera di influenza NATO, americana, quindi diciamo nel blocco occidentale, e anche qua per il suo interventismo più di una volta ci furono contrasti con i presidenti del Consiglio e i ministri degli esteri, soprattutto in occasione di un viaggio a Washington che aveva programmato. Se nel 1964 Leone si era dovuto arrendere a Saragat nel duello per la presidenza, nel 1971 si riscatta. Viene eletto anche qui dopo un'interminabile sequela di scrutini, 21, come sesto presidente della Repubblica. Leone è un presidente molto più dimesso, e questa parola non è a caso, rispetto agli altri. Non è interventista come Gronchi e Saragat, non è carismatico per niente. È una figura sottotono, era stato già ministro e presidente della Camera, però è una figura minore del partito. Accetta, diciamo, tutte le decisioni della maggioranza di governo senza creare troppi problemi ai ministri e ai presidenti del Consiglio. Il suo mandato termina con 6 mesi di anticipo a causa di uno scandalo, e qui la parola dimesso. È il primo presidente che si dimette non per motivi di salute. Nel giugno del 1978, appunto circa 6 mesi prima della fine del suo mandato e subito dopo la morte di Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana, che era uno dei favoriti per la sua successione a dicembre di quell'anno. Le dimissioni di Leone e la morte di Aldo Moro provocano incertezza sul futuro presidente. Infatti, le elezioni presidenziali del 1978 partono senza un candidato favorito rispetto ad altri. Si deve aspettare al 16° scrutinio, in cui viene eletto il socialista Sandro Pertini. Sandro Pertini è stato partigiano, era una figura carismatica della guerra di liberazione, soprattutto a Milano, faceva parte del Comitato di Liberazione dell'Alta Italia, aveva guidato la sommossa a Milano contro i fascisti durante la liberazione. Era stato presidente della Camera fino al 76 e ora si stava ritirando, diciamo, dalla vita pubblica. Era ancora deputato, ma aveva già 82 anni e quindi si stava avviando a una serena pensione. Viene chiamato da Bettino Craxi, il segretario del Partito Socialista, e
già nei primi scrutini ad essere candidato a Presidente della Repubblica, poi mano a mano che i vari scrutini avevano esiti negativi, anche gli altri partiti si decisero a votarlo. Infatti, ad oggi rimane uno dei presidenti con la percentuale di voti più alta durante la sua elezione e soprattutto rimane uno dei presidenti più amati, se non il più amato, assieme a E Ciampi. dalla nostra mente si presenta la dolorosa immagine di un amico a noi tanto caro, di un uomo onesto, di un politico dal forte ingegno e dalla vasta cultura, Aldo Moro. Quale vuoto ha lasciato nel suo partito e in questa assemblea? Se non fosse stato crudelmente assassinato, lui, non io, parlerebbe oggi da questo seggio a voi. Di lui ci si ricorda la foto allo stadio Santiago Bernabéu durante la vittoria dell'Italia nel campionato mondiale di calcio del 1982, ma anche le sue numerose presenze a funerali di Stato, luoghi di tragedie e così via.